No, certo che non ci dovrebbe essere, e in particolare la storia di Monselice è una storia selvaggia, ma la storia romana è una beffa. È una beffa perché, nonostante la scarsità delle forze dell'ordine, questo individuo è stato comunque assicurato alla giustizia grazie alla generosità e alla prontezza di persone presenti ed è stato messo di fronte ad un giudice. Allora, se lo Stato, la massima autorità, decide che di fronte ad una devastazione di un locale, con un reo colto in flagranza, con una persona che viene messa di fronte a delle inoppugnabili responsabilità gravissime, che solo per un caso si accadono, sul patrimonio di questa persona, ma avrebbe potuto alla stessa maniera accanirsi sulle persone, avrebbe potuto fare delle vittime. Se lo Stato decide che la risposta corretta è che costui debba andare in giro a piede libero, vuol dire che sta dando il segnale che noi siamo bersagli. E io non credo che questo sia tollerabile. E non mi si venga a dire che sono le norme, perché le norme consentono sempre ai magistrati una discrezionalità e quando applicano la discrezionalità a vantaggio dell'aggressore, facendo di tutti noi delle potenziali vittime, stanno aggredendo la cittadinanza, stanno in questo caso i magistrati rendendosi complici di quella violenza. E che razza di segnale vogliamo dare? Che razza di paese vogliamo essere? Dopodiché, certo, siamo quel paese nel quale a Monselice una banda di slavi può accanirsi contro due persone anziane e contro le altre famiglie della zona, sapendo che tanto la faranno franca. Questo è veramente un qualcosa che non è tollerabile da nessun punto di vista e che non ammette nessun tipo di scusa.